Ora complichiamo un po' questo esercizio andando a cercare il potenziale nel punto E, sapendo che nel punto D era 5 volt. Quindi partiamo da D, attraversiamo la R5 e il potenziale in E sarà 5 volt meno 20 ohm per I5. Essendo 20 ohm per I5, questa caduta di potenziale ai capi della resistenza R5. Dunque partiamo dai 5 volt, facciamo questa caduta di tensione e arriviamo a VE. Il problema è che non sappiamo quanto vale I5, sappiamo che qui arriva la I2 da 0,25 A, che però poi si divide in I5 e in I3. Stavolta I5 e I3 non è come prima che sono uguali, perché devono attraversare resistenze diverse. Perciò rimettiamo insieme queste due, che si comportano come una resistenza R56 da 60 ohm e quest'altre due che si comportano come una resistenza unica da 10 più 20, 30 ohm. Quindi adesso passerà più corrente nella resistenza più piccola, quindi sarà maggiore I3 e sarà minore I5. E già possiamo dire che, siccome R34 30 ohm è la metà di R56 60 ohm, allora la I3 sarà il doppio della I5. In pratica la scorciatoia concettuale è che nella R34 passano due parti di corrente e nella 5,6 passa una parte di corrente, perché la corrente che passa qui è il doppio rispetto a qua. Quindi bisogna dividere la corrente in arrivo in tre parti, quindi 0,25 A diviso 3, e di queste tre parti due passano nella resistenza metà e una passa nella resistenza doppia. Perciò nella resistenza metà, che è la 3,4, bisogna prendere questa terza parte e moltiplicarla per 2, mentre invece nella resistenza più grande bisogna prendere questa terza parte della corrente e moltiplicarla per 1. Dunque si divide questa corrente in tre parti, che è 0,25 A terzi. Due parti, ecco perché si fa per due, passano qui, una parte passa di qua. E questi appunto sono i risultati. Volendo si può fare il calcolo rigoroso. Stesso procedimento di prima, VD-VB, la scriviamo, siccome è comune questa differenza di potenziali, è comune a entrambe le resistenze perché sono in parallelo, quindi la scriviamo sia con la legge di Ohm attraverso questa resistenza, quindi R56 per I5, sia con la legge di Ohm attraverso l'altra resistenza, quindi R34 per I3. E poi uguagliamo queste due. Le uguagliamo e troviamo che il rapporto I5 su I3 è come il rapporto inverso delle resistenze, quindi I5 su I3 è come 30 diviso 60 Ohm, quindi è 0,5, un mezzo. E sappiamo anche che la somma è 0,25 A, la somma delle due correnti è questa. Quindi c'è il solito sistema di due equazioni in due incognite, di cui noi conosciamo il rapporto, in questo caso un mezzo, e la somma. Si può risolvere facilmente per sostituzione e si trovano appunto i due valori già visti prima. Dunque, per concludere la domanda, dovevamo calcolare VE 5 volte meno 20 ohm per I5. Dunque 5 volt meno 20 ohm per 0,083 A, e il risultato è 3,3 volt circa. Quindi, riassumendo, qua ci sono 5 volt e qua ce n'erano 7,5, 5 e qui 3,3.